rischiano seriamente di perdere il posto i 150 operatori sanitari e non solo della clinica psichiatrica Villa Chiarugi di Nocera Inferiore. La tempesta questa volta sembra essere più forte delle precedenti. A mettersi di traverso sarebbero le voci di un'inchiesta giudiziaria portata avanti dai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore, che starebbero facendo luce sulla gestione della struttura e soprattutto dei pazienti a livello amministrativo. Questa circostanza sarebbe alla base della contrazione di ricoveri registrata nelle ultime settimane. Si è passati da una media di 100 posti letto occupati a 60, una riduzione del 40% che diventa insostenibile per l'azienda. Gli operatori si chiedono perché una simile contrazione e soprattutto che fine abbiano fatto gli utenti, dove si stanno curando. Senza ricoveri, infatti, si chiude. Una criticità che si aggiunge al non regolare pagamento delle fatture da parte dell'ASL. Medici, infermieri, ausiliari ed amministrativi poi ricevono anche lo stipendio a singhiozzo. L'ultimo è stato pagato 3 mesi fa. Il rischio serrata, dunque, questa volta è molto serio. L'amministrazione della casa di cura starebbe anche valutando l'ipotesi di convocare a stretto giro le organizzazioni sindacali per valutare la possibile attivazione degli ammortizzatori sociali per una parte delle unità lavorative. Nel pomeriggio gli operatori si riuniranno con i rappresentanti sindacali per discutere e confrontarsi proprio su questi punti e decidere eventualmente le azioni da intraprendere.